capitalismo del controllo in Occidente. E in questo primo quarto del ventunesimo secolo vediamo e viviamo sulla nostra pelle il pimento distopico dell'unico e vero comunismo che sia mai esistito, dove tutti sono uguali e dove le differenze reali vengono radicalmente scoraggiate anche con la censura e la coercizione, ma in chiave capitalista e assolutamente oligarchica. Questo regime è totalmente controllato di fatto da una dittatura composta esclusivamente da oligarchie economiche, che sopravanzano con il loro fattivo potere tecnologico, economico e di know-how, senza peraltro alcun vero minimo controllo della collettività. Qualsiasi potere democratico e politico di qualsiasi nazione a totale beneficio di pochissimi oligarchi e consigli di amministrazione. Questi ultimi, assieme agli azionisti di riferimento, finalmente riescono a sfruttare le masse fino all'osso e a comportarsi da cannibali e come pare piace a loro, visto che nella politica, nelle masse capiscono realmente le loro dinamiche di potere, comando, controllo, persuasione e distorsione dei fatti della realtà. Questi regimi, a ben vedere, sono esattamente costruiti sul modello cinese degli ultimi decenni, una moderna dittatura di indubbio e palese successo.